Questo video mostra il funzionamento di una calcolatrice con una pila ad acqua. Allora, vediamo. 12 cifre, vabbè, queste sono le caratteristiche della calcolatrice, 12 cifre, poi cosa c'è? Più visto, boh. Tasto in plastica resistente, molto resistente direi. Poi l'autospegnimento, vabbè. Progettato in modo ergonomico, ma non mi pare proprio perché è abbastanza grossa, però vabbè. Adesso vediamo le caratteristiche. Vedete, qua c'è una pila. La pila si apre svitandola e poi mettendo dell'acqua, della semplice acqua. Io qua l'ho già caricata, ma vi faccio vedere. Allora, opla, ecco, ergonomicissima proprio, piccola piccola. Allora niente, la pila si mette qua e vediamo il funzionamento. Va benissimo. Che video da nerd. Allora, questa è la piletta. Come vedete è proprio come quella lì, perde anche acqua, non so perché. Qua c'è un buco, quindi la traspira. Ma l'acqua si è già. Là là, è già finita quasi. Vedi, qua si apre e qua si mette dentro l'acqua. Qua dentro. Vediamo che mettendo, agitando, qua ci sono ovviamente le due parti della pila. Aspetti, vediamo. Opa, uno zooming. Sì, ciao, fare lo zoom qua. No, ha preso lo sfondo. Vabbè. Comunque, le due parti. E qua c'è una parte davanti che la dovremmo mettere davanti nell'entrata. Così, beh, il filetto serve per toglierla. Infiliamo. Un po' tutto bagnato perché c'è il buco qua. C'è un piccolissimo buco qua per far uscire l'acqua. E qua vediamo che la nostra calcolatrice funziona. 9, 9, 9 è uguale a 81. Mamma mia, eh? Tutto questo per farvi dire che esiste anche sta cosa e non lo sapevo. Spendere 2 euro in un modo bello. Che figata. Wow. Salute.